Padre Pio potrebbe benissimo essere chiamato dottore della Chiesa, come Santa Teresa di Lisieux, Santa Teresa d'Avila o San Giovanni della Croce e tanti altri. Egli non ha scritto trattati teologici sistematici, però il suo pensiero più genuino emerge dal suo epistolario ed è ricchissimo di profonda spiritualità e misticismo. Le sue parole sono suffragate dalla stessa sua vita, vissuta in stretta unione con Gesù Cristo, dal quale ha accettato ogni sorta di sofferenze per contribuire alla redenzione degli uomini. Gesù stesso ha confermato la sua stretta amicizia con molti carismi, tra i quali le sacre stimmate. Il suo esempio e le sue parole girano il mondo e sono di edificazione per moltissime persone, le quali, grazie al suo insegnamento, si convertono e cercano la retta via nel Signore. Padre Pio è davvero stato un uomo di Dio ed un misterioso segno dei tempi.